i quattro problemi dell'invecchiamento e come fare a superarli. Che poi questa situazione si verifica non soltanto se passate dai 40 ai 50, ma anche se passate dai 20 ai 30. Il VO2 max con l'età tende a diminuire, hanno cambiato l'algoritmo, ma alla fine il vostro corpo peggiorerà con gli anni. Fate un allenamento di ripetuto una volta ogni due settimane, VO2 max 8x800, 6x1000, correndo però davvero molto velocemente. Con gli anni ci sarà un cambiamento della composizione corporea, tenderete fondamentalmente a ingrassare. Allenate la forza, se potete andate in palestra a fare squat oppure col TRX, ma soprattutto se non potete fate allenamenti in salita molto brevi, pendenza 6%, questa cosa vi permette di migliorare. La lunghezza del passo, la cosiddetta falcata, tenderà a diminuire, di conseguenza tenderete ad andare più lentamente perché diminuisce la forza. In questo caso ripetute in salita vi possono aiutare, magari anche sul tapis roulant se non avete trovato una salita. Infine, soprattutto il tempo di recupero tenderà a aumentare. Il mio Garmin e i miei anelli mi dicono non fare allenamenti intensi per i prossimi 15 mesi. In questo caso aggiungete un giorno di riposo tra un allenamento intenso e l'altro, però gli allenamenti intensi fateli comunque. Ad ogni modo il consiglio è uno solo, continuate a correre, poi non dite che non so parlare inglese.